Musica per parole. Lezioni e ritmi di dattilografia. Metodo Olivetti, lettera 22. Dopo aver seguito attentamente le istruzioni sulla preparazione della macchina per scrivere Olivetti, lettera 22, procedete all'esecuzione degli esercizi. Assumete ora la posizione fondamentale alla quale farete sempre riferimento durante il corso. Disponete le mani sulla seconda fila dei tasti, così. Mano sinistra. Mignolo sulla lettera A. Anulare sulla lettera S. Medio sulla lettera D. Indice sulla lettera F. Mano destra. Mignolo sulla lettera M. Anulare sulla lettera L. Medio sulla lettera K. Indice sulla lettera I lunga. Il pollice della mano destra serve a muovere la barra spaziatrice. Avvertenza importante. L'esecuzione di ogni esercizio è sempre preceduta da una guida ritmica di 4 battute di macchina. Iniziate gli esercizi dopo la quarta battuta e continuateli fino alla conclusione dei vari temi musicali. Primo esercizio. Preparatevi a scrivere con il mignolo e l'anulare della mano sinistra. Dovete eseguire più volte il gruppo A, S, A, spazio. Scrivete cadenzatamente, seguendo il ritmo musicale. Esecuzione. A, S, A, spazio, 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 A, S, A. Mignolo e anulare della mano destra. Essi dovranno battere i tasti M, L, M, spazio. Esecuzione. M, L, M, spazio. 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 Il mignolo della mano destra dovrà anche battere il tasto U accentata. Procedete all'esecuzione delle battute M, U, M, spazio, sempre con lo stesso dito mignolo. Esecuzione. M, U, M, spazio, M, U, M, spazio, M, U, M, spazio, M, U, M, spazio, M, U, M, indice e medio della mano sinistra. Dovete eseguire le battute F, D, F, spazio. Seguite attentamente il ritmo. Esecuzione.
L'indice e il medio della mano destra eseguiranno le battute Illunga, K, Illunga, spazio. Esecuzione. Illunga, K, Illunga, spazio. 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 L'indice di ciascuna mano ha anche un secondo tasto da battere. G per la mano sinistra, H per la mano destra. Passate all'esecuzione dei seguenti due gruppi. Primo gruppo. F, G, F, spazio. Esecuzione. F, G, F, spazio, F, G. F spazio, F, G, F spazio, F, G, F spazio, F, G, F spazio, F, G, F spazio. Secondo gruppo. Illunga, H, Illunga, spazio. Esecuzione. Illunga, H, Illunga, spazio. 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 Fine del primo esercizio. Secondo esercizio. Riprendete la posizione fondamentale che avete assunto per il primo esercizio. Dovete ora iniziare lo studio dei tasti della fila superiore. Il mignolo della mano sinistra batterà la lettera Q. L'esercizio fondamentale sarà pertanto il seguente. A, Q, A, spazio. Esecuzione. A, Q, A, spazio. 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 Thank you.
mignolo della mano destra, dovrà invece battere alternativamente la lettera P e la lettera I accentata. Procedete quindi all'esecuzione dell'esercizio M, P, M, spazio. M, I, M, spazio. Esecuzione. M, P, M, spazio. M, I, M, spazio. M, P, M, spazio. M, I, M, spazio. M, P, M, spazio. M. L'anulare della mano sinistra dovrà battere la Z, che studieremo col seguente esercizio. S, Z, S, spazio. Esecuzione. S, Z, S, spazio. 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 S, Z, S, l'anulare della mano destra comanderà la lettera O, che verrà studiata col seguente esercizio. L, O, L, spazio. Esecuzione. L, O, L, spazio. 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 Passate ora all'uso dell'indice. Quello della mano sinistra dovrà colpire i tasti R, T, che verranno studiati con il seguente esercizio. F, R, F, spazio. F, T, esecuzione. F, R, F, spazio. F, T, F, spazio. F, R, F, spazio. F, T, F, spazio. F, R, F, spazio. F, T, F, spazio. L'indice della mano destra comanderà invece i tasti U, Y, che verranno studiati col seguente esercizio. I lunga, U, I lunga, spazio. I lunga, Y, I lunga, spazio. Esecuzione.
Ilunga, U, Ilunga, spazio, Ilunga, Y, Ilunga, spazio, Ilunga, U, Ilunga, spazio, Ilunga, Y, Ilunga, spazio, Ilunga, U, Ilunga, spazio, Ilunga, Y, Ilunga, spazio. Il medio della mano sinistra batterà la lettera E, dando luogo al seguente esercizio. D, E, D, spazio. Esecuzione. D, E, D, spazio. 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 Infine, il medio della mano destra batterà la lettera I, dando luogo alla combinazione seguente. K, I, K, spazio. Esecuzione. K, I, K, spazio. K, I, K, spazio. K, I, K, spazio. K, I, K, spazio. K, fine del secondo esercizio. Terzo esercizio. Riprendete la posizione fondamentale già indicata per i primi esercizi. Procediamo ora allo studio dei tasti della fila inferiore. L'anulare della mano sinistra dovrà battere la V doppia. Dovrete pertanto compiere il seguente esercizio. S, V doppia, S, spazio. Esecuzione. S, W, doppia, S, spazio. S, W, doppia, S, W, doppia, S, spazio. S, W, doppia, S, spazio. S, W, doppia, S, spazio. Il mignolo della mano destra comanda due tasti della fila inferiore, i due punti e la lettera O accentata. E ciò dà luogo ai seguenti passaggi. M, due punti, M, spazio. M, O, M, spazio. Esecuzione. M, due punti, M, spazio, M, O, M, spazio, M, due punti, M, spazio, M, O, M, spazio, M, due punti, M, spazio, M, O, M, spazio.
dell'anulare della mano destra batterà il tasto punto e virgola, che verrà studiato con l'esercizio L punto e virgola L spazio. Esecuzione. L punto e virgola L spazio. 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 L'indice della mano sinistra dovrà battere i tasti della lettera C e della lettera V, che danno luogo all'esercizio F, C, F, spazio. F, V, F, spazio. Esecuzione. F, C, F, spazio. F, V, F spazio, F, C, F spazio, F, V, F spazio, F, C, F spazio, F, V, F spazio. L'indice della mano destra comanderà i tasti della lettera N e della lettera B, che verranno studiati con l'esercizio Ilunga, N, Ilunga, spazio. Ilunga, B, Ilunga, spazio. Esecuzione. Ilunga, N, Ilunga, spazio. Ilunga, B, Ilunga, spazio. Ilunga, N, Ilunga, spazio. Ilunga, B, Ilunga, spazio. Il dito medio della mano sinistra batterà la lettera X, dando luogo al seguente esercizio. D, X, D, spazio. Esecuzione. D, X, D, spazio. 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 Infine, il dito medio della mano destra batterà la virgola, dando luogo al seguente esercizio. K, virgola, K, spazio. Esecuzione. K, virgola, K, spazio. 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 K, virgola, K, spazio.
Fine del terzo esercizio. Quarto esercizio. Riprendete la posizione fondamentale indicata per i precedenti esercizi. Procediamo ora allo studio dei tasti della fila superiore, numeri. Bloccate il fissa maiuscole. Il mignolo della mano sinistra batterà il tasto del numero 2, che verrà studiato col seguente esercizio. A, 2, A, spazio. Esecuzione. A, 2, A, spazio. 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 L'anulare della mano sinistra batterà il tasto del numero 3, dando luogo al seguente esercizio. S, 3, S, spazio. Esecuzione. S, 3, S, spazio. S, 3, S, spazio. S, 3, S, spazio. S, 3, S, spazio. S, 3, spazio, S, 3, S, spazio. L'indice della mano sinistra batterà i tasti dei numeri 5 e 6, dando luogo al seguente esercizio. F, 5, F, spazio. F, 6, F, spazio. Esecuzione. F, 5, F, spazio. F, 6, F, spazio. F, 5, F, spazio. F, 6, F, spazio. F, 5, F, spazio. F, 6, F, spazio. L'indice della mano destra effettuerà le battute dei tasti dei numeri 8 e 7, dando luogo al seguente esercizio. Illunga, 8, illunga, spazio. Illunga, 7, illunga, spazio. Esecuzione. Illunga, 8, illunga, spazio. Illunga, 7, illunga, spazio. Illunga, 8, illunga, spazio. Illunga, 7, illunga, spazio. Illunga, 8, illunga, spazio. Illunga, 7, illunga, spazio. Della mano sinistra batterà il tasto del numero 4, dando luogo al seguente esercizio. D, 4, D, spazio. Esecuzione. D, 4, D, spazio. D, 4, D, spazio. D, 4, D, spazio. D, 4, D,
B, spazio. B, 4, B, spazio. B, 4, B, spazio. Per finire, il medio della mano destra batterà il tasto del numero 9, che verrà studiato col seguente esercizio. K, 9, K, spazio. Esecuzione. K, 9, K, spazio. 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 Fine del quarto esercizio. Musica per parole. Lezioni e ritmi di dattilografia. Metodo Olivetti, lettera 22. Parte seconda. Terminati gli esercizi di diteggiatura, passiamo ora a quelli di perfezionamento. Essi consistono nella trascrizione a macchina delle parole riportate a pagina 3 dell'album Custodia, al ritmo e per la durata dei brani musicali che potrete ora ascoltare. Si tratta nell'ordine di un blues, uno slow, un tango, un foxtrot e un valzer, corrispondenti a 5 velocità di battuta e precisamente a 60, 90, 120, 150 e 180 battute al minuto. Per il metodo da seguire negli esercizi di perfezionamento, l'allievo legga attentamente le istruzioni relative a pagina 2 dell'album Custodia. Thank you.
Facciamo ora una pausa ascoltando un breve dialogo scritto e per la sua parte recitato da Mario Soldati. Il dialogo fra lo scrittore e un suo vecchio maestro di scuola ha per argomento la calligrafia. Buonasera, soldati. Passavo di qui, era aperto. Mi sono permesso di entrare. Buonasera. Vedo dal suo saluto che lei non mi riconosce. Mi scusi. Le pare. È normalissimo che lei non mi riconosca a distanza di tanti anni. Sono un suo vecchio maestro. Ah, sì, sì. Lei è stato mio maestro di pianoforte. No, lei è... No. Non ero maestro di pianoforte. Di canto, allora? Nemmeno. Eppure... un po' di ragione ce l'ha. Sono quasi un musico. Sono il maestro Bortoli. Si ricorda adesso? Ah, ma sì, sì, mi ricordo. Maestro di calligrafia. Ecco, bravo, hai indovinato. Grazie, ha fatto bene a venirmi a trovare. Ma mi scusi se non l'ho riconosciuto subito. Adesso mi ricordo benissimo. Però, che cosa c'entra la musica? La calligrafia, caro soldati, deriva dall'architettura. E l'architettura...
dall'armonia. Ha ragione. Ecco perché oggi non esiste più calligrafia. Oggi architettura, armonia, musica sono parole vane. Dall'inizio della Prima Guerra Mondiale, e cioè dal 1914, la civiltà decade inesorabilmente. Sono molto più vecchio di lei, caro soldati, ma mi permetto di dissentire. Come? Non è d'accordo con me? No. È incredibile. Mi scusi, maestro, la calligrafia che cos'è? Vuole una definizione? Eccole quella del Tommaseo. La calligrafia è l'arte di formare, scrivendo, i caratteri con chiarezza e eleganza. Va bene. È evidente che lei non la insegna più. Da più di 10 anni. Ormai sono un pensionato. Ma la mia mano non trema, sa. Non ci crede? Se vuole le faccio vedere. Credo. Mi metto alla prova. Scusi, allora chiamo la segretaria. Signorina? Signorina, per favore, porti qui della carta protocollo e una penna con pennino. Subito, dottore. Dicevo che era evidente che lei non insegna più, perché se no non si ostinerebbe a negare la decadenza della calligrafia. Ma lo sa lei che oggi alle elementari i bambini scrivono con la penna sfera? E la penna sfera non soltanto impedisce di tenere la mano al dovuto angolo di 45 gradi col foglio, ma costringe, fisicamente costringe, a tenerla addirittura perpendicolare. E purtroppo un giorno ebbi il dolore di sorprendere uno dei miei pronipotini mentre usava uno di codesti strumenti. Sì, ma il peggio è che il bambino, e quindi l'adolescente, e quindi l'uomo, non dedica più nessuno studio, nessuna cura a formare, scrivendo, i caratteri con chiarezza e eleganza. La base di questa chiarezza e di questa eleganza è, lei lo sa meglio di me, l'uniformità. Perché una lettera dell'alfabeto, come si potrebbe riconoscere se non fosse scritta ogni volta nello stesso modo? E come si otterrebbe un effetto di eleganza senza ripetere le stesse curve, gli stessi angoli, anche tracciando lettere diverse? Ha mai osservato in montagna d'inverno le impronte dei camosci sulla neve fresca? Perché sono così eleganti? Perché sono uniformi come un fregio, perché ripetono senza fine lo stesso motivo. Ma i nostri bambini riempiono i loro quaderni a casaccio, scombiccherano il foglio senza ordine e senza regolarità. Curvis et errantibus lineis hac lituris, con linee curve ed erranti e con cancellature. Proprio così. E la conseguenza qual è? Che adesso obbligano me, quando leggo i loro compiti, a una fatica ingrata. E che in futuro obbligheranno il prossimo alla stessa fatica quando il prossimo leggerà le loro lettere. Saranno così fatalmente dei maleducati, degli incivili. Lei mi ha citato la definizione del Tommaseo. Benissimo. Ma qual è lo scopo della calligrafia? Uno solo: comunicare con i nostri simili facilmente, senza costringerli a uno sforzo per capirci. Ecco la chiarezza. E anzi, aiutandoli con una sensazione visivamente gradevole, eleganza. Perciò adottare nello scrivere le stesse buone regole che presiedono alla convivenza civile. Controllare le manifestazioni troppo spontanee e troppo libere della nostra individualità. In una sola parola, uniformarsi. Per tutte queste ragioni, caro maestro, la calligrafia, cioè l'arte di formare caratteri con chiarezza, con eleganza e con uniformità, è allo stesso tempo un mezzo e una prova di civiltà. E per tutte queste ragioni è impossibile negare che viviamo in un'epoca di grave decadenza. E io le ripeto che non sono d'accordo. Peccato, maestro. Oh, brava signorina. Ecco, carta protocollo, spero che il pennino vada bene. Mi spiace, signorina, che lei si sia disturbata. Non ho bisogno di nulla. Trovare un buon pennino oggi è così difficile. Le avrei evitato questo fastidio, ma il dottor Soldati qui, che predica tanto, poi non lascia mai parlare gli altri. Anche da piccolo era così. Comunque, alle mie lezioni non parlava. Non era necessario. Erano lezioni silenziose. Cantavano i pennini sulla carta. No, 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 grazie, signorina, il pennino non mi serve. Io non adopero più la penna. Vedo qui una macchina per scrivere. Mi basta. La macchina per scrivere? Sì. Ecco, le farò vedere adesso che la mia mano
che le mie mani non tremano, perché scrivo con tutte e due, mica con un dito solo. E le farò vedere che non viviamo affatto in un'epoca di decadenza, perché tutte quelle belle cose che lei ha detto della calligrafia, chiarezza, eleganza, uniformità, mezzo e prova di civiltà, sono ancora tutte vere. Basta riferirle alla macchina per scrivere. La calligrafia del mondo moderno è dattilografia. Nessuna decadenza, dunque, anzi, un progresso enorme per l'enorme maggioranza dell'umanità. Vuol vedere come scrivo? Ho imparato a 60 anni, il primo giorno che sono andato in pensione. Detti pure. Vuole che detti io? Si capisce, tocca a lei adesso. E allora le detterò lo stesso testo che lei mi diede all'esame di seconda ginnasio. Oh, bella! E come fa a ricordarlo? Perché mia madre lo ha messo in cornice. Quando vado a trovarla, lo vedo alla parete del salotto. Posso dettare? Sì, sì. Bella Italia, amate sponde, pur vi torno a riveder, trema in petto e si confonde l'alma oppressa dal piacere. Vediamo. Posso tenerlo? Si figuri. Ma perché vuol tenerlo? Chiarezza, eleganza, uniformità. Alla parete del salotto di mia madre, d'ora innanzi troverò in cornice anche questo. A conclusione del corso, eseguiremo ora un esercizio di dettatura. Preparatevi a scrivere. La calligrafia nel mondo moderno è dattilografia, punto. E qual è, virgola, dunque, virgola, lo scopo della dattilografia, punto interrogativo? Qual è lo scopo della chiarezza e della eleganza nel formare i caratteri di scrittura, punto interrogativo? Uno solo, due punti. Comunicare con i nostri simili facilmente, virgola, senza costringerli a uno sforzo per capirci, virgola, chiarezza, punto e virgola, e anzi aiutandoli con una sensazione visivamente gradevole, virgola, eleganza, punto. Perciò adottare, virgola, nello scrivere, virgola, le stesse buone regole che generalmente presiedono alla convivenza civile, due punti. Essere garbati, virgola, discreti, virgola, modesti, virgola, di umore uniforme e pacato, virgola, di apparenza e di maniere più piacevoli, virgola, e meno moleste possibile, virgola, ma soprattutto controllare le manifestazioni troppo spontanee e troppo libere della nostra individualità, punto e virgola, smorzarle, virgola, trattenerle, due punti, così che non offendano gli altri, virgola,
i quali sono tutti uomini come noi, virgola, e ciascuno di essi, virgola, come ciascuno di noi, virgola, ha il proprio orgoglio e la propria libertà. Punto. In una sola parola, virgola, che vale per la scrittura a macchina, come per tutto il resto, due punti, uniformarsi, punto. Termina così il nostro corso di dattilografia. L'allievo troverà nella parte a stampa e precisamente a pagina 3 dell'album Custodia le norme relative alla punteggiatura. Il brano manzoniano stampato nella stessa pagina dell'album fornirà la possibilità di esercitarsi nella copiatura dei numerosi segni di interpunzione. Ci auguriamo che il nostro corso sia stato di vostro gradimento e vi auguriamo un piacevole e utile impiego della portatile Olivetti Lettera 22.